il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Chiudete gli occhi. Immaginate di trovarvi di fronte al vostro negozio e dovete immaginare com'è l'esterno del vostro negozio. Potete aprire gli occhi. Enriquez, com'è il suo negozio? La facciata del suo negozio, della sua bottega. Se la cravatta storta. Non la sto sentendo perché c'è il signor Camorani che mi sta turbando insieme al suo compagno, il signor Cagnes, che deve stare seduto dritto ai sensi del regolamento, articolo 1,2, quindi si giri. Manco Eminem, mo. Voi conoscete il diagramma di Euler-Ravenna? Sì. Benissimo, signor Bosatelli. No, Bosatelli, ha sonno. No, lo sbagliamo, messo la mano. Venga alla lavagna, prenda un gesso. All'interno di questo insieme io metto una N che indica i numeri naturali. Signor Rennis. La ricordavo più alto, si alzi immediatamente. Sono passati 10. Chi le ha detto di sedersi? Sono passati 10 minuti. No, non c'è nulla da ridere, sa. Mi fa ridere, ragazzi, non stavo. Sì, ridere. Signor professore. Signor professore, ok. Sì, signor. Oh, sì, signor professore, dai. Ovviamente sarà altri 10 minuti in piedi. Dai. Nel frattempo, i suoi colleghi si possono sedere. Grazie, professore. Ma chi se deve dire, mamma, di stampiere? Senza motivo, qua, perché non gli ho fatto niente. Signor Manfredi, lei sa che cos'è una bottega? Certo. È quella dei pantaloni? No. Posso, allora, la bottega è un negozio. Possiamo dire un tipo di business. Si utilizzi un linguaggio tecnico! Sono un docente tecnico! Ma non è colpa mia, se lei non riesce a capire! Ok? Mi prende in giro? Mi prende in giro. No, non le prendo in giro. Lei mi sta prendendo in giro. No, N-O. Mi dia il gesso. Scrivo. Allora, mi dia il gesso. Posso spiegare che significa? Torni a posto, torni a posto. Il professore mi fa un po' paura. È perché ho la stecca, quindi colpisce sempre nel tavolo. Signorina Sorbello. Ha visto che situazione c'è in questa classe? Una situazione drammatica. Io che sono l'insegnante che devo cercare di insegnarvi un mestiere non lo riesco a fare. Piano. Se ne rende conto di questo? Non è che non riesce, non lo sa fare, è diverso il fatto. No. Come si permette? Cosa? Si alzi in piedi. Adesso lei ha veramente esagerato. Cosa mi ha detto? Lo torni a ripetere? Che lei ha detto che non, noi non possiamo fargli fare la loro... Non riesco a fare la mia ora lei, di lezione. Lei lo può fare anche di più, ho detto. Non ha detto questo. Ha detto questo. Lei ha detto che io sono un incapace. Vada in camerata. Deciderà col preside i provvedimenti da prendere. Ok, prendo il libro però. Vada in camerata. Per lei la lezione è finita. Chiuda la porta e vada in camerata. Apo ha risposto molto male, diciamo che ha mancato di rispetto, si è divertito un po' troppo.